Ragazze e ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Questo appunto sarà un video vlog. Dimmi, amore. Bing! E dunque oggi, ragazze, è mercoledì 19 febbraio. Bello, ho praticamente tutte e due le bimbe, aspetta che mi giro, c'è la luce. Tutte e due le bimbe a casa perché praticamente Isabella, come vi accennavo lo scorso vlog, ha avuto la febbre per 2 giorni, quindi per giovedì e venerdì. L'ho portata poi, vabbè, venerdì mattina dalla pediatra, perché poi siccome si avvicinava il weekend ho preferito insomma farla un attimino controllare, ed aveva praticamente solo la gola molto rossa, quindi la febbre alta era dovuta a quello. Se ovviamente proseguiva la febbre dovevo iniziare l'antibiotico. Per fortuna non c'è stato bisogno, perché poi venerdì, insomma sabato e domenica, non l'ha proprio avuta. Lunedì infatti l'ho mandata a scuola, e lunedì pomeriggio stava un po' così, 37 e mezza, la sera 38, però alla fine è durata praticamente solo, mi è arrivato il cavalletto nuovo, yeah! Praticamente è piccolino, insomma è un treppiedi, poi magari dopo ve lo faccio vedere, è un treppiedi, però è veramente molto pratico, perché appunto quando devo girare dei video, soprattutto quelli di pulizia, è veramente molto comodo. E quindi nulla, oggi, quindi lunedì ho avuto questa febbre a 38, ieri ho avuto insomma 37, 37,2, insomma un po' di decimi, e quindi la pediatra ovviamente, ma l'avrei comunque fatta restare a casa, mi ha consigliato appunto di tenerla con me. E niente, oggi il cielo è un po' grigio, infatti meno male che ieri ho fatto una bella lavatrice. E nulla, volevo farvi vedere che ho organizzato praticamente... Aspetta che mi levo i capelli perché non mi sopporto, troppo avanti agli occhi. Praticamente ho organizzato la dispensa, perché siamo andati da Ikea. Siamo andati appunto da Ikea e abbiamo preso quelle mensoline che ovviamente hanno tutti, insomma non è per niente una novità, però io devo dire la verità, ancora le avevo. Ho preso quella più piccola, che l'avevo messa praticamente dove c'è la zona caffè. Che è successo? Che c'è, mamma? Oh, amore, dove c'è appunto la zona caffè, ve la faccio vedere un attimo, mi giro la camera, okay. Ecco, allora ragazze, come vedete, allora, questa è l'alzatina. Vediamo se accendendo pure questa fa un pochino più luce. Sì, praticamente questa è la piccolina. Aspettate, ora sposto questo. Eccola qua. Praticamente è quella là, come vedete, più piccola. Non so perché non mette a fuoco. Ok, quindi è la piccolina, dove mi è comoda perché ci metto praticamente le cialdine, e questo praticamente è un cestino dove ho tutti i biberon, insomma i ciuccetti, e sotto le medicine. Vabbè, poi vi faccio vedere quella grande. Guardate come ho praticamente organizzato bene qui, in questo modo. Quindi questa è quella grande, dove ho messo praticamente sotto tutto, ho messo qui il riso, c'è il riso per zuppe, il riso basmati, qui c'è il farro, e qui insomma ho qualche legume. Qui ho questa scatola bella grande, c'ho tutte le confezioni di pasta, perché in realtà mi piacerebbe metterle dentro a quei contenitori, però ragazze, dopo bisogna scrivere anche la cottura, insomma secondo me la pasta non è pratica così. Anche se è bella da vedere, qui vabbè ho qualche spezia che non uso tutti i giorni, mentre quelle appunto da tutti i giorni ce l'ho qui proprio sulla cucina. E quindi insomma è organizzata così. Non ci fate caso a quella busta, che lì c'è del pane secco che serve a mio marito per la pesca. Però insomma è organizzata, devo dire la verità, abbastanza bene. Ne vorrò prendere un'altra anche qui, che secondo me sarà molto utile per metterci praticamente, insomma, o magari questi cereali qui, quindi mi libero un pochino di questo spazio. Insomma sicuramente serve. E poi un'altra anche qui da mettere tutti gli omogenizzati sopra, magari il cestino sopra, e sotto sicuramente mi libero un bel po' di spazio, perché come vedete, guardate quanto spazio c'è, è veramente poco utilizzato. Quindi uno qua e uno qua, me ne servono due.
Allora, ragazzi, vi faccio vedere un pochino la situation attuale. Non vi faccio vedere la zona qui del divano perché ci sono le bimbe. Allora, la cameretta che ho paura ad aprire, che ho appena messo a posto, infatti, di nuovo tutto. Ok, vabbè, ma ci sta, ragazzi, sono bambini, per l'amor di Dio, insomma, è giusto anche che sia così. Quindi c'è da rifare il letto, da mettere a posto un pochino di giochini lì sparsi. Poi, per quanto riguarda la camera, anche qui abbiamo un po' di pigiamini, insomma, robetta da casa da mettere a posto, rifare il letto, mettere a posto un po' di pigiamini, di biancheria, insomma, c'è da fare un pochino. E qui è il bagno, ovviamente, da pulire. Eccolo qua, no? C'è da pulire un pochino. E oggi praticamente tocca anche alla vasca. Vi volevo far vedere, eccolo qua, ragazzi, il treppiedi, insomma, il cavalletto piccolino. Come vedete, aspettate, praticamente a tre, sono tre gambine ed è veramente comodo per chi appunto lo poggio. E poi ha qui la rotellina che va a muoversi ed è veramente molto comodo, sono veramente molto contenta, infatti non vedo l'ora di registrare. E nulla, quindi questa mentre è la situazione del corridoio. E nulla, quindi ragazze, 3, 2, 1, diamoci da fare.
Vieni Isa, andiamo. Dai la manina alla mamma. È la cacca di un cagnolino. Andiamo.